Le buone vibrazioni non sono solo quelle che trasmettevano eccitazione ai Beach Boys, ma anche quelle in grado di produrre l'energia che alimenta i sensori del dispositivo AT, ideato e prodotto da Wise Power, spin-off dell'Università degli Studi di Perugia. Acronimo di Hybrid Autonomous Transceiver, l'AT è un dispositivo energeticamente autonomo che può monitorare, per esempio, temperatura e umidità interna o esterna dell'auto e trasmettere i valori a un'unità di controllo centrale. Grazie alla collaborazione con la concessionaria Umbra Satiri Auto, che ha messo a disposizione una nuova Ford Kuga per svolgere dimostrazioni pratiche, il dispositivo è stato presentato al pubblico nella città dei Ceri, nell'ambito di Gubbio Scienza. Siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa, soprattutto di essere stati partner di Gubbio Scienza e Wise Power, anche perché abbiamo portato una bellissima Ford Kuga ed è la nostra prima uscita pubblica con Ford, perché Satiri Auto è concessionaria in Umbria anche del brand Ford, e questa è la nostra grande novità. Siamo orgogliosi di rappresentare anche questo brand, che è simbolo di eccellenza in tutto il mondo e che comunque è all'avanguardia non solo a livello tecnologico ma anche di modelli e di design. A settembre presenteremo la nuova Fiesta e per questo abbiamo in programma una serie di eventi quest'estate che appunto culmineranno a settembre con il lancio di nuova Fiesta. Nello stand eugubino dal simbolico nome di Good Vibrations, i dispositivi AT sono stati montati in vari punti della Ford Kuga per dimostrare il loro funzionamento. Si tratta di un microgeneratore di energia che raccoglie appunto l'energia proveniente da vibrazioni e luce ed è in grado di alimentare ogni tipo di sensore. In questo caso andiamo ad alimentare due tipi di sensori, un sensore che misura la temperatura e un altro sensore che misura l'umidità. In realtà si possono alimentare veramente molti tipi di sensori, dall'ice detection al posizionamento, alla luminosità. È un sistema che ha molte altre applicazioni, sia in ambito industriale che nell'ambito del monitoraggio di veicoli diversi dalle auto, come possono essere gli autobus, gli aerei, piuttosto che edifici, ponti. Diciamo così, è una tecnologia che consente di raggiungere facilmente posti che altrimenti o con le batterie o con i cavi sarebbero difficilmente raggiungibili e che permettono una vita di almeno dai 15 ai 20 anni del sistema.